Ovviamente loro sono determinati a rimanere qua ad oltranza fino a che non otterranno quello che le è dovuto. Allora Paolo, già prima che finisci il comunicato, mi spieghi un attimo come è proseguito l'occorso? Stamattina abbiamo fatto la notte qua, abbiamo rifatto, siamo stati stamattina, ci ha riaggiunto di nuovo il sindaco, sì, il mattinato con l'assessore, però come dire, gli abbiamo chiesto addirittura di non venire, perché la loro presenza davanti al fatto che anche loro stanno scoprendo tutta la precarietà della loro proposta, della situazione, genera ogni giorno un fastidio, una situazione veramente di pesantezza, perché stamattina ci hanno nuovamente detto che ci sarà un'ulteriore riduzione di orario, cioè come dire, situazioni che veramente da cui non se ne ma esce. Ma loro scaricano anche, diceva anche la Stefania Martini ieri, scaricano le colpe anche sulla regione, in pratica sostengono loro che è la regione che non vuole che il comune utilizzi i soldi per... La regione ha dato tanti soldi, li ha coperti per anni, e il problema è che la regione non può sostituirsi, perché noi non facciamo servizi per l'attività regione, per la regione, quindi la regione non può sostituirsi all'ente locale. L'ente locale in questa situazione la sa da anni, non poteva intervenire. Il problema è che qua c'è un'idea di taglio, il taglio passa sempre e comunque sulle solite situazioni sociali, non passa peraltro anche per il comune di Frosinone. Quindi anche questa crisi, il risparmio, tutti dobbiamo fare dei sacrifici, è sempre comunque proiettato su alcune. Ma quindi i fondi ci sono o no? I fondi loro ce li hanno messi, noi chiediamo che con quei fondi, senza altro euro in più, si garantisca il massimo ai lavoratori. Invece loro con quei fondi garantirebbero soltanto una parte. Ecco, noi perché loro vorrebbero gestire come al solito attraverso una esternalizzata, una società che ovviamente costa di più al comune. Noi invece vorremmo che attraverso la stabilizzazione di rientro in piante organiche, che costa ovviamente di meno, si utilizzano queste risorse, certo. Si può anche risparmiare per altri. Qua loro dicono che è una questione di natura tecnica, indubbiamente ci sono dei problemi di natura burocratica, ma la volontà politica deve, certo, sovrastare queste situazioni come è stato in altri momenti e per altre amministrazioni. Cioè lasciamo da parte gli orticelli e cerchiamo di usare i soldi per le cose... Certo, noi quello che chiediamo, non chiediamo di un risparmio effettivo, e ci può essere un risparmio anche più forte di quello che c'è attuale se si dicesse la logica, abbiamo detto ieri, se si seguisse la logica delle cose, non la logica degli interessi. Cosa succede? Quello che noi vediamo è che i lavoratori sono compatti, stanno partecipando, c'è una pesantezza, noi abbiamo calcolato che a settembre, comunque nel prossimo anno il salario potrebbe scendere paurosamente di un terzo. Quindi già che siamo noi sulla soglia della povertà relativa, entrare nella soglia della povertà assoluta, insomma, se queste sono le politiche di questi governi, anche le amministrazioni centrosinistra devono decidere da che parte stare. Vabbè, quello sì, infatti, questa latitanza ormai è da decenni che esiste, a tutti i livelli. Noi abbiamo una volontà di lotta anche per, come dire, anche a difesa di una dignità di lavoratori che si sono conquistati un posto di lavoro, siamo lavoratori un po' difficili, lavoratori che vengono dalla lunga disoccupazione oppure dalla mobilità, che è difficile, abbiamo ottenuto tanto in questi anni con le nostre lotte, adesso vorremmo veramente far sì che ci sia una sistemazione. Sappiamo che forse una sezione definitiva oggi non esiste, certo, però noi abbiamo il dovere di lottare fino in fondo anche per coloro che non hanno, certo, questa fortuna di avere un posto di lavoro o una possibilità di difendersi. Ok, questa era solo la seconda puntata, proseguiranno altre puntate. Allora, noi riprendiamo ancora una volta quella che è la sala consiliare, che ormai praticamente è presa dai lavoratori della Multiservizi e giustamente non intendono smobilitare assolutamente se non hanno prima raggiunto il loro scopo. E anche questo è un esempio di lotta che serve per altre realtà, altre situazioni lavorative critiche, serve per i corpi sociali che stanno subendo la crisi e che stanno subendo i soprusi del capitale finanziario. Questa è la seconda puntata, la prima l'abbiamo pubblicata ieri sera e noi andiamo avanti nel documentare questa lotta. Ancora la protesta della Multiservizi continua, già da ieri, e ormai l'aula consigliare è di proprietà dei cittadini, tant'è che noi dobbiamo fare una riunione per stabilire alcune situazioni di lotta per quanto riguarda l'aeroporto con il Fiorentino Frosinone, e abbiamo deciso di organizzare la riunione proprio di qua, dentro l'aula consigliare, perché le istituzioni sono le nostre e noi le occupiamo per parlare e decidere le cose che dobbiamo fare.
Abbiamo finito la riunione per quanto concerne la volta con l'aeroporto, vi faremo sapere su Alt come andrà a finire, ma adesso siamo ancora dentro l'altro consigliare. Praticamente la situazione è questa, il contratto della multiservizio, della multiservizio è scaduto il 30 giugno e praticamente i lavoratori chiedono di avere rinnovato il contratto non con una nuova società, con un nuovo piano industriale, ma di avere rinnovato il contratto con questa società e essere praticamente assunti a tempo indeterminato. Da ieri sera che noi documentiamo la gente qua dentro, abbiamo fatto anche una riunione noi per il costituendo comitato un aeroporto. E del resto questo è quello che significa proprio il presidio delle istituzioni a favore dei cittadini. Aspetta, stavo un attimo con loro. Sì. Niente, stiamo aspettando il consiglio di amministrazione, che non sappiamo se è in corso o lo fanno domani. Che vedevo di? Neanche io non so se è in corso o lo fanno domani mattina. Allora domani pomeriggio. Noi abbiamo fatto, che sentivamo detto, ho mandato la lettera al consiglio in cui ho detto ci sono 100.000 euro, quello che sentite c'era sicuro. Quello che c'era stamattina, quello che ti ho detto 100.000 euro. Sindaco, era Francesco Bragalone, ha detto che l'assessore Martini l'ha appena chiamato e gli ha detto praticamente che il consiglio lo fanno domani, prima della vostra giunta, perché se voi ci avete giunta domani alle 6. Gli alle ha detto 4, la giunta sta anticipata alle 4. Ah, e allora forse prima la giunta e poi il consiglio, non lo so. E quindi dice loro praticamente hanno rinviato a domani la decisione, però da contatti che anche lei ha avuto sembra che insomma loro avrebbero intenzione di accordare a questa vostra proposta. Proponenti del consiglio di amministrazione della Regione Multiservizi SPA, in riferimento alla difficile situazione che stanno vivendo i lavoratori di questa società per i ritardi nella corrispondenza degli stipendi, facendo seguito al colloquio telefonico odierno con il Presidente di questo Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto rivolge un appello alla sensibilità di tutti i componenti affinché vogliano procedere ad assicurare celermente il pagamento di un'intera mensilità ai lavoratori dipendenti. La crisi economica ha da tempo investito ogni ambito sociale, in particolare per il Comune ha comportato la pressoché cronica assenza di trasferimenti regionali. Ribadito oggi stesso nella riunione presso la provincia, oggi c'è stata una riunione presso la provincia con il dirigente del bilancio regionale, Marafini, con i comuni in provincia, a cui va aggiunta l'altrettanto grave ritardo nei trasferimenti da parte dello Stato. A tutt'oggi non si hanno notizie circa la tradizionale rata di giugno, quello che diceva i trasferimenti di giugno, che doveva essere erogata entro lo scorso mese, secondo gli impegni formali assunti in sede di conferenza Stato-Città Autonomia Locale. C'era stata una conferenza dello Stato con gli enti locali e regioni in cui si era deciso che questa data avesse data a giugno. Lo Stato si era impegnato in questa conferenza a darla a giugno, cosa che non si è verificata. Pur con le croniche difficoltà di cassa con cui quest'ente è costretto a convivere, il Comune ha comunque disposto, in aggiunta a quanto già erogato i giorni scorsi, la limitazione di un'ulteriore somma di euro 100.000 a favore di questa società, al fine di garantire, insieme al pagamento degli stipendi ai lavoratori, anche il pagamento di una parte del debito IVA, con una quota che secondo i nostri calcoli dovrebbe ammontare a circa 107.000 euro, quel calcolo che ho fatto stamattina quando vi ho fatto. Oltre a ciò si intende rassicurare il Consiglio circa la volontà del Comune di Frosinone di garantire entro il corrente anno l'erogazione di importi periodici diretti ad assicurare alla società il pagamento dell'intero debito IVA. Tale impegno sarà formalizzato anche mediante l'adozione di una apposita deliberazione della tradizionale giunta della serata di domani, confidando nella comprensione del particolare sforzo che sta ponendo in essere questo ente, soprattutto sulla estrema necessità di assicurare il pagamento ai lavoratori, evitando gravi ricadute di carattere sociale, si coglie l'occasione per porgersi in salute. Questa lettera io la lascio, che ho mandato alla società, al Consiglio di Amministrazione, nella lezione che il Consiglio sarebbe venuto oggi alle 7.
se no avrei fatto domani, siccome sembra che sia stato spostato domani, lui alle 4 c'è giunta e faremo una delibera che dirà questo, però si deve giunta, penso una delibera giunta, l'organo massimo esecutivo. Come stamattina avevamo detto, io vedevo lì, io ho parlato pure con i componenti stamattina del consiglio di amministrazione che mi hanno assicurato di questa ricevuta. Adesso aspettiamo che facciano, che faccio in diretta le fanno di Valiotto, ti metti in correlazione la cessione, che non c'è, sono due cose diverse, cioè intanto paga le fatture che ti paga, quello è un altro aspetto, un altro aspetto della vicenda che non ha a che fare con il pagamento delle fatture in essere. Quindi mi sembra un discorso più di svicolare il problema che non è. Vogliono pagare. Infatti. Mi spiace, solo che deve passare un'altra notte qua. Mi fa un piacere, sì. Ma ci stiamo abituando. Domani. Io vi lascio, c'è una riunione a Collico Torino alle 8:30 e una alle 1:30 giù la stazione, quindi per io. Se faccio presto ripasso comunque. Sì. Ma qua stiamo. Buonasera. Finita la riunione, comunque ripasso. Tanto io no, se ne mezzanotte non finisco a scuola. Va bene. Siamo poi vado tanto, tanto se l'è cavata in questo frangente, se l'è cavata perché io non so se si, perché, siccome vedo la gamba andata a dormire, sì, non so se stanno pensando. Sta facendo un po' d'ora. Non vi faccio, non so se stanno pensando. Perché conto che noi stiamo a fare qua? Cioè noi abbiamo scritto che ai propri enti soci, ai propri consiglieri di amministrazione rispetto alle modalità di pagamento, quello ci risponde, dammi 1,5 milioni di euro e me devi e risolviamo il problema, no? O no? Cioè chi ci dà risponde il consigliere? Ah, scusami. Cioè, comunque, io al di là di quello della buona volontà che ci vorrebbero mettere rispetto al pagamento, ma mica si tratta di buona volontà, quelle sono fatture emesse, i lavori svolti, il comune c'ha 1,5 milioni di euro, se non è capace di gestire quello che è da anni un pagamento previsto, di che cosa stiamo parlando? Che poi il consiglio di amministrazione c'ha delle colpe perché se paga l'IVA, che lunedì la società va in liquidazione e deve pagare il consiglio di amministrazione, scusate. Lunedì che succede? Cioè noi stiamo sottovalutando tutti questi atti e continuiamo a fare, fanno un'altra cassa magnetta, fanno una delibera che dei 50.000 euro pagheranno. Cioè, ma noi che stiamo a fare? Ma non lo so, è quello che ho detto pure io. Allora, è chiaro che la situazione di natura economica è grave, lui forse non l'ha nemmeno negato con l'atteggiamento che è sconsolato, è una persona che non sa, come se non fosse colpa delle politiche che hanno attuato in questi anni, e noi siamo qua, quando ancora, allora, siamo qua senza soldi e senza vedere questi soldi, perché il Consiglio di Amministrazione si è riunito stasera. No, c'è domani è dentro, non si capisce un po' qual è la realtà. Il concetto non lo sappiamo, la verità non si sa. Devono però, scusate, tecnicamente devono entro lunedì garantire qualcosa per acquistare il liquidatore o no? Vabbè, su due piedi non può dire che ti assume tutto adesso. più di quello vabbè, che ha cercato di andare a mendicare anche lui come stiamo mendicando noi. Non è riuscito a ottenere. Che sì, facciamo? Ma cosa che ti ci mettiamo noi a fare la colletta, a bloccare gli stipendi di dipendenti per pagarci a noi? Che comune, facciamo? Non la colletta comune, no? No, ma che si può fare? Che si può fare? Appunto, però lui, seppure lui va alla provincia e non gli rispondo. Ma scusate, non c'è interlocuzione. Siamo seri quando parliamo. Ma so, siamo arrivati a sto punto. Sono 24 lavoratori e la quota parte della provincia dello stipendio 25-30.000 euro. Scusi, che no, pure i debiti pregressi. I debiti pregressi loro, sia dalla provincia che ma quanto per pure il debito pregresso della provincia, quanto può aver accumulato? 100.000 euro, 200.000 euro. Vabbè, certo, metti 200 là, 200 di qua sono 4. E 1,5 milioni per signore. Ho capito, ma se adesso non ce li ha. No, lui ti ha detto pure, scusa, non è che voleva giocare. Ma è la società, quindi è il problema. Paolo, non mi mandare a fare pure. Un gesto, so che col cuore. No, ho capito, Rino. Aspetta, cerchiamo di ragionare, no? Nessuno? A dove non avrei più a casa? Niente, dovete fare quello che state facendo adesso, entrate dentro al comune e non andare più.